momento di grande soddisfazione aver ottenuto il successo nella candidatura per Napoli città europea dello sport 2026. In primo luogo è stato un riconoscimento alla città. Napoli ha vinto con la sua storia, col suo talento, con la sua grandissima immagine internazionale che ha conquistato, ma anche con la sua cultura, la sua umanità. Il nostro progetto dello sport come grande strumento di inclusione è piaciuto moltissimo a livello europeo e poi insomma c'è stato un grande lavoro che è stato fatto dall'amministrazione insieme a tutto il mondo dello sport, quindi ringrazio il CONI, tutte le federazioni, le associazioni sportive della città. Questo è un riconoscimento veramente importante, è stata una vittoria significativa, devo dire siamo molto soddisfatti, però adesso parte il lavoro da fare, quindi investire ancora di più sugli impianti sportivi, sulla loro fruizione, sul loro uso. Noi faremo di tutto, ci auguriamo poi anche una cooperazione con le altre istituzioni, ovviamente con la regione, la città metropolitana, coinvolgeremo anche gli altri comuni della città metropolitana, perché non sarà solo un progetto di Napoli città, ma un progetto che toccherà anche gli altri comuni, perché vogliamo un grande sistema Napoli che guarda allo sport, ai giovani e all'inclusione. Basta far passare Napoli come solo luogo di gente, di giovani che perdono il tempo, che sparano, fanno violenza. Non è vero, noi con questa arma che hanno i giovani dobbiamo portare avanti un discorso importantissimo per la nostra città. Nei prossimi giorni si farà questo protocollo tra il Comune e Città Metropolitana per portare avanti tutto quello che sarà lo sviluppo degli impianti e dell'organizzazione. Noi siamo onoratissimi che Città Metropolitana possa dare questo grande contributo. Non sarà solo la città, ma sarà un grande progetto di tutta l'area metropolitana e questo anche questo è un segnale politico molto importante, perché noi dobbiamo essere sempre più un sistema, questo è molto importante, quindi con Sergio ci sarà questo accordo, già ne abbiamo parlato con i sindaci e sono tutti molto contenti di poter partecipare a questa grande iniziativa.